Benvenuti tutti i giorni in diretta sulla pagina Scienza dello Sport, Scienza in Palestra, Nuoto 24, Performance Lab Aerogene, per parlare di evidenze scientifiche con la Sport Science Academy, con le novità e non solo, perché molte volte nascono delle ricerche che sono così importanti, che rimangono veramente per tanti anni e sono anche tra le più citate negli nuovi studi. Ed è proprio questo il caso di oggi, perché abbiamo cercato una review molto interessante, che è questa che voglio far vedere, che riguarda proprio l'obesità nei bambini ed è Obesity in Children, Journal Clinical Pediatric Endocrinology. E infatti, come vedete, insomma, i più attenti vedranno che è del 2008, quindi dice, ma no, è vecchio ormai, no? Ahimè, purtroppo tutti i nuovi studi, questa è una review, quindi ovviamente ha catalogato tanti lavori di tanti anni precedenti e i dati sono molto molto importanti. Però, siccome è stata selezionata da un membro della Sports Science Academy di Verona, Luca Peri, allora vorrei che la presentasse lui. Vai Luca! Ciao Gianmario, ciao a tutti. Oggi io vi volevo parlare appunto di questa ricerca del 2008 che spiega in maniera più che dettagliata quelle che sono le conseguenze e i rischi dell'obesità riscontrata in età infantile, definendo già 10 anni fa il problema di carattere epidemico. Non credo che serva aggiungere molto ancora, vi leggo semplicemente la parte finale delle conclusioni di questa review. Il riconoscimento precoce dell'eccesso di peso in relazione alla crescita lineare è estremamente importante e dovrebbe essere strettamente monitorato dai pediatri e dai fornitori dell'assistenza sanitaria. La gestione del cibo e l'aumento dell'attività fisica devono essere incoraggiati, promossi e prioritari per proteggere i bambini. Le pratiche alimentari devono favorire la moderazione e la varietà, con l'obiettivo di stabilire le abitudini alimentari appropriate per la vita. Direi quindi che è fondamentale prendere atto di questo forte messaggio e cercare di divulgarlo nella maniera più efficace possibile. Grazie Luca per questa veramente molto attenta segnalazione. Allora, che ci portiamo a casa da questa review? Allora, intanto ovviamente parliamo di una patologia, obesità, però andiamo a leggere cosa c'è nel dato. Intanto parla di nazioni, diciamo, sviluppate, quindi l'Italia, ahimè, compresa in questo fenomeno, e già il 60% degli uomini, il 50% delle donne, nella fase adulta sono a rischio di obesità. Ma quello che è molto importante è che l'85% dei bambini che nell'età puberale o prepuberale erano obesi, saranno obesi. Questo fenomeno porta ad una riduzione delle aspettative di vita, oltre ovviamente a tutte quelle patologie che abbiamo visto, che sono l'insulinoresistenza, diabete di tipo 2, disturbi polmonari e psicologici, con aumento della mortalità nella fase adulta. Insomma, non sono cose da poco. Allora, cosa si può fare? Intanto i casi sono due, ovvero noi dobbiamo sempre ragionare in termini di stili di vita, come dice d'altronde anche il nostro Ministero della Salute. Stili di vita sono attività fisica e nutrizione. Quindi alla fine della giornata si dimagrisce se quello che abbiamo da un lato ingerito ma anche bruciato è leggermente inferiore a quello che ovviamente noi abbiamo mangiato, ovvero se noi abbiamo mangiato tanto però abbiamo anche consumato tanto e anche un po' di più, chiaramente il bilancio sarà negativo e quindi riusciremo a dimagrire. Questo non avviene. Perché non avviene? Perché la densità calorica dei cibi, ahimè, che si trovano ormai dappertutto, fa apparire questa cosa molto difficile da ottenere. E ovviamente diminuendo l'attività fisica, che farebbe bruciare tante chilocalorie, ovviamente anche questo la rende molto difficile. Quindi fin da subito, se avete vostri figli, nipoti, cercate di sensibilizzare le persone che hanno bambini, che stanno andando verso l'obesità, immediatamente nutrizione più attività fisica, e anzi vi direi attività fisica e nutrizione, perché purtroppo l'attività fisica senza un adeguato professionista che riesce a motivare anche i bambini è difficile da portare avanti da sola e in famiglia. Quindi molto importante l'attività fisica, altrimenti questi bambini di oggi, oltre a tutte queste patologie, rischieranno anche di avere una grande diminuzione delle proprie aspettative di vita. E questo di sicuro non è per niente un bene. Allora ti ringrazio, questa è un'altra review consigliata dalla Sport Science Academy, per capire anche cosa funziona e cosa è la Sport Science Academy, dai un occhio anche al link che abbiamo messo. Ci sentiamo domani, ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.